Le imprese petrolifere che fanno i soldi sfruttando le nostre risorse ci prendono anche in giro. Lo denuncia il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Gianni Rosa, nell'interrogazione che ha presentato al Presidente della Regione in merito ai lavori in corso a Temparossa. Rosa afferma che i servizi di mense e pulizie gestiti dalla MST SPA, società controllata dalla Tecnimont, aggiudicataria della gara per i lavori a Temparossa, sarebbero già stati quasi tutti assegnati a imprese di fuori regione. Per prendere servizi in subalpalto dalla MST e diventare quindi fornitori della Tecnimont, spiega Rosa, bisogna essere inseriti attraverso una procedura complicatissima in uno speciale elenco. La procedura per presentare un'offerta è stata illustrata dalla Tecnimont. Nella Camera di commercio di Potenza in un incontro con le aziende lucane. Per Rosa, come sia stato possibile che le imprese che hanno sede fuori dalla Basilicata abbiano saputo dell'invito mentre le nostre ne siano rimaste all'oscuro, resta un mistero. Il presidente della giunta Marcello Pittella, conclude Rosa, nasconde la testa sotto la sabbia: È ora che la regione Basilicata tuteli le sue imprese e dica a Totale Deni che la nostra terra è dei lucani e loro sono solo ospiti.